Sono amati, odiati, invidiati. Sono pieni di soldi, ma a volte così infelici. Però è divertente spiarli dal buco della serratura. Pazze per Zac Efron? Cominciate a saltare. Il Troy di High School Musical reciterà in un film ad alta tensione in cui lo vedrete come di solito fa solo la sua Vanessa Hudgens. Che fate, non saltate più? I Bastard Sons of Dioniso sono chiusi da settimane in una sala di registrazione, dove sono impegnati a lavorare al loro nuovo album. Escono solo e soltanto per concedersi delle grandi abbuffate dei piatti tipici della loro terra. Canederli e carne fasoi. Ecco cos'era l'amor carnale. Durante un'intervista del re dei giornalisti americani Larry King della CNN, Nick dei Jonas Brothers rivela per sbaglio il nome della fidanzata del fratello. La leggenda dei talk show gli chiede a bruciapelo: la tua fidanzata è famosa come quella di John? E lui, non capendo il trappolone: nessuna è più famosa di Miley Cyrus. Scommettiamo che la prossima volta che va in TV lo imbavagliano. Cartine, cartoni, altra notizia bomba. Il vincitore di Amici 2008 e di Sanremo di quest'anno ha appena annunciato che recupererà il concerto dei mesi scorsi a Roma. Sarà a Piazza di Siena e sarà gratuito. Twilight ha consacrato la nascita di una nuova stella. Robert Pattinson sarà di nuovo Edward. Il vampiro in perenne lotta tra l'amore di Bella e il desiderio di sangue. Abbiamo raggiunto nel cuore della Toscana il set italiano del nuovo episodio, New Moon. La città toscana di Volterra è stata il set italiano del finale del film che segue l'immenso fenomeno Twilight, New Moon. In questo nuovo episodio, Edward, il vampiro, sarà costretto a scegliere tra la vita e un amore per Bella. E attenzione, il personaggio femminile riserverà davvero grosse sorprese. Attorno alla blindatissima piazza storica di Volterra, dove si trova il castello medievale, si sono assiepati per ore migliaia di fans arrivati da ogni parte del mondo per rubare anche solo un secondo delle riprese dal vivo. E l'assedio per Robert Pattinson lo segue ovunque. A New York, qualche giorno fa, mentre cercava di fuggire da uno sciame di ragazze impazzite, è finito sotto un taxi e per poco non rischiava di consumare l'ennesima vita. Con le pagine web e i social network e non ci credereste mai, ma è timido da morire. Vorrebbe essere avversario i numeri uno. Ma chi è che decide? Chi vorrà partecipare al duello di oggi? Via gli sms. Ah, l'amore. Ci vorrebbe una scuola che insegnasse a controllare i sentimenti. E voi? Federico Moscia. No, questi no! Regista, scrittore, sceneggiatore e autore di romanzi capaci di lanciare dei veri fenomeni. Mamma mia! Vabbè, mi tocca. Ho capito che mi tocca. Federico, cosa ti fa venire in mente la parola lucchetto? Lucchetto? La parola lucchetto mi fa pensare... all'amore! Che cosa hai pensato quando il ponte più famoso di Roma è diventato il luogo simbolo delle promesse d'amore? Ma io sono rimasto sbalordito che il ponte di Ponte Milvio, improvvisamente eletto a Ponte degli Innamorati, da che era uscito il libro, una settimana dopo, il terzo lampione era pieno di questi lucchetti.
Dopo il ferramenta, quale settore vuoi far felice? Ma dopo il ferramenta stiamo pensando a un... in realtà ci sarà un pozzo. Dover sostenere la pressione di tante aspettative ti fa scrivere tranquillo, sereno e rilassato? Ma io quando inizio a scrivere ho tutta una prima parte che è l'immaginario, cioè decidere la storia da raccontare. Quando è stato il momento in cui ti sei reso conto di aver conquistato i ragazzi? In un incontro in una scuola giù in Calabria. C'era la scuola che sembrava come se arrivassero, di solito quando vai ai concerti, che vedi gli striscioni, moccia. Quali atteggiamenti ti infastidiscono di più degli adolescenti di oggi? Non mi piace la... che vedo che ci sono litigi molto forti, coltelli, bere, stonarsi, soprattutto quando si è molto giovani. Gli acronimi dei tuoi film sono entrati ormai nello slang dei giovani. Dove le trovi queste cose? Beh... nascono dalla sintonia con loro, scrivono tante cose sui blog. In Amore 14, come rappresenterai alcune delle scene forti che sono riportate nel libro? Delicatezza, i momenti più delicati, per esempio, scusa ma ti chiamo amore, un rapporto fra una 17enne e un 37enne può essere raccontato in tanti modi diversi. Preferisci i tuoi film o i tuoi libri? Preferisco prima i libri e poi mi piace fare il film. Che cosa vuoi dire ai ragazzi di oggi che non hai ancora detto? L'unica cosa che posso dire con molta semplicità è quella di essere felici. Ma hai pensato di fare un film sulla terza età stile Cocoon? Ogni tanto qualcuno mi dice: oh, ma quando fai Amore 40? Cosa vuoi dire ai ragazzi che guardano il programma? Ciao, divertitevi, spero che questa intervista vi abbia fatto venire qualche idea. Scrivete, vivete, suonate, cantate, divertitevi e guardate questo programma. Cominciamo con il cinema. Domina il box office italiano Coraline e la porta magica. Il film in 3D è la storia di una bambina che si trasferisce in una nuova casa nell'Oregon e, aprendo una porta, si troverà in un fantastico universo parallelo. Chi tra i dischi più venduti fa una vera impennata verso l'alto sono Nick, Kevin e Joe, inarrestabili Jonas Brothers. Eccoli, con Fly With Me. In TV al momento nessuno batte Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore e il folle clan dei Cesaroni. Tra i libri più venduti, il primato ancora del mago di Hogwarts, Harry Potter e i suoi doni della morte. Lo sportivo più amato? Non ce n'è per nessuno, è il dottore di Tavullio, Valentino Rossi, che dopo il leggendario sorpasso al Gran Premio di Catalunya avrebbe detto: è meglio del gol di Maradona del 86. Il comico che ci fa piegare dalle risate è l'acrobata delle parole, Checco Zalone. Il videogame più acquistato è Guitar Hero per PSP. La versione game della leggendaria Gibson non ha rivali. Nella sfida social network, sebbene Twitter negli Stati Uniti abbia scavalcato Facebook, in Italia il libro delle faccette resta sempre al top. E adesso ragazzi, ho io qualcosa per voi. Ha rubato il primato di donna più bella del mondo ad Angelina Jolie. Dura, spietata, trasgressiva. Megan Fox. È in cima alla classifica delle donne più belle del mondo. Megan Fox, la ventenne più richiesta da Hollywood, ha polverizzato lo storico primato detenuto per anni da Angelina Jolie. Sapevate che la ragazza di Transformers è ricoperta di tatuaggi? Un verso di Shakespeare, il nome dell'ex, il volto di Marilyn Monroe, una luna ed una stella marina e una frase: c'era una volta una bambina che non aveva conosciuto l'amore finché un ragazzo non le spezzò il cuore. Megan è nata nel Tennessee, grazie alla mamma Messi Tomacchio. L'attrice possiede anche sangue italiano. Ed ora una super anteprima. Sarà lei il volto di Lara Croft. Nel 2012 girerà il nuovo episodio di Tomb Raider. E ora è il momento di entrare nel mondo di... Benedetta e Federico. È iniziato tutto per caso, quando Nick ha 6 anni canta dal barbiere e un tale scout accanto a lui gli propone subito di entrare nella sua agenzia. In meno di un anno Nick è sul palco di La Bella e la Bestia a Broadway ed è sempre per caso che il presidente della casa discografica Columbia lo vede esibirsi per gioco con i suoi fratelli e decide di lanciarli tutti e 3 insieme. Nascono così i Jonas Brothers, realizzano sigle TV per la Disney, tour con Jesse McCartney e Backstreet Boys, ma solo con S.O.S. che conquistano le classifiche in tutto il mondo. E se qualcuno non li conoscesse ancora, con il film Camp Rock, dove sono i protagonisti, diventano idoli dall'Australia al Giappone.
I Jonas Brothers in autunno arrivano in Italia. Il 3 novembre a Milano, il 4 a Pesaro e il 6 a Torino. We'll send you an SOS! Una valanga di SMS! E nella prossima puntata aspettatevi di tutto, un nuovo duello tra Cristiana Capotondi e Carolina Crescentini. Il film campione di incassi, Transformers. Per Spalle al muro sarà la volta di Alessandra Mastronardi. Le belle d'estate e non solo. E adesso... History! Universal. They're all sweepstakes, so get in line to get the prize.